Ciao ragazzi, come state? Oggi siamo qui a scoprire la nuova agenda Mr. Wonderful 2020. Questa agenda l'ho acquistata in libreria Giunti perché per il Black Friday c'era il 30% di sconto su tutta la cartoleria e quindi ho approfittato per prenderla qua piuttosto che sul sito, che era a prezzo intero. Più c'era ovviamente la spedizione, quindi insomma mi è convenuto acquistarla sul negozio. Quest'anno la Mr. Wonderful ha fatto, beh, come anche gli altri anni, diverse agende. Questa è la versione classica ad anelli, quindi non quella diciamo a libro normale. E hanno fatto giornaliera o settimanale, poi l'avevano fatta in versione sketch e anche in versione bullet journal. Io ho preferito prendere questa in versione settimanale perché mi sembrava più completa rispetto alle altre, con meno dettagli da aggiungere perché era già impostata bene, e devo dire che rispetto agli altri anni, agli ultimi due anni mi sembra, due o tre anni, si sono migliorati. Finalmente le mie, tra virgolette, prediche sono state ascoltate. Allora, intanto vediamo la scritta. Contiene tanti sogni, programmi e molto entusiasmo. Come vi dicevo, questa è annuale, quindi inizia a gennaio 2020, finisce a dicembre 2020. L'unica cosa che un po' mi dispiace è che la copertina è di questo blu scuro. Mi sembra un po' triste. Però c'è il nastro argentato che gli dà quel tocco, forse un po' natalizio, però vabbè. Andiamo ad aprirla. Allora, hanno messo questo che praticamente è il righello. È fatto in plastica, quindi comodo rispetto all'altra volta che li mettevano di carta, abbastanza inutile perché magari si rovinava, quindi un'altra cosa positiva. Poi abbiamo questa bustina trasparente dove possiamo mettere stickers, carte, insomma quello che vogliamo. Anche questa l'hanno fatto in plastica morbida e anche questa è una grandissima cosa, quindi tanto di cappello, sono molto contenta. Abbiamo gli adesivi, che questi bene o male sono un po' sempre gli stessi, cioè c'è qualcosa di diverso ma il più delle volte sono abbastanza uguali, insomma. Però sono belli, li apprezzo molto, mi piacciono, sono divertenti e quindi ci stanno. Devo dire che ce ne sono anche parecchi. Ma la cosa che finalmente hanno fatto, hanno rimesso di nuovo i mesi esterni. Finalmente, per due anni mi sono lamentata perché, scusate, è veramente scomodo. Cioè se uno vuole andare nel mese subito, almeno ce l'ha pronto. Nelle altre volte, nelle altre agende, questo non c'era. Ed è una cosa che ho sempre, tra virgolette, odiato. Infatti mettevo io le etichette esterne. Quest'anno hanno deciso di rimetterle, quindi bravi. Ma proseguiamo. Allora, qua abbiamo la pagina iniziale con la scritta. Eccomi qui. Adesso non so come posso fare per farvi vedere meglio, perché con la videocamera, questa qua, ultima che ho preso, non riesco a metterla dall'alto, quindi farò un po' fatica, spero che riusciate a vedere comunque. Allora, qui abbiamo la pagina di presentazione, quindi incolla qui il tuo selfie migliore. Mi chiamo, ma tutti mi conoscono, vabbè, fine settimana, la canzone che non manca mai nella playlist, il colore mi sta benissimo, preferisco mille volte a, insomma, vabbè, un po' la presentazione. Qui abbiamo la visuale settimanale per uso scolastico, anche se in teoria questa non dovrebbe essere un'agenda scolastica. Ne abbiamo più di una. Poi qui abbiamo il calendario 2020, quindi da gennaio appunto a dicembre. Vediamo il mio compleanno, capiterà di giovedì. Vabbè dai, non è male. Per quanto riguarda le feste, vabbè, Natale capiterà di venerdì, Pasqua capiterà... Oh, Pasqua capiterà il 20... No. Il 12. Mamma mia, sempre più presto capita Pasqua, mamma mia. 12 aprile, ragazzi. Pasqua 2020, 12 aprile. Sarà un anno bisestile, perché abbiamo il 29 di febbraio. Poi altre cose che possiamo vedere...
No, niente di che. Ti aspettano 366 giorni di sorrisi ed energia, di quella con la E maiuscola. Molto carino. E qua partiamo con gennaio. Sei uno splendore e ti meriti di avere un anno favoloso. Se tu fossi una canzone, saresti la più ascoltata di sempre. Il 2020 merita di essere vissuto a tutto ritmo, quindi apri la tua app di Spotify. E qua, sinceramente, ragazzi, fanno un po' di pubblicità occulta. Scannerizza il codice e accedi alla playlist più cool. Inquadra questo codice e voilà, la tua playlist è pronta. Quindi hanno fatto una loro playlist. Ed ecco qua come è strutturata questa agenda. Allora, è un'agenda settimanale, come vi dicevo. Volevo prenderla giornaliera, però non mi piaceva perché mi hanno messo praticamente tutte le ore, quindi 9, 10, 11, 12, 13 e via dicendo. E non mi piaceva, cioè mi sembrava un'agenda da lavoro proprio, quindi troppo seriosa, anche no. Quindi ho preferito questa. Io sempre la prendo settimanale. Quello che non capisco di quelle settimanali è che il sabato e la domenica sono sempre piccoli. Io non capisco perché, cioè ultimamente tutti lavorano il sabato e la domenica, mi sembra, quindi non capisco perché il weekend deve essere così piccolo, che forse ci stanno a malapena gli orari di lavoro, quindi non è che si possa scrivere tanto. Un po' triste, vabbè. Comunque, allora, vediamo, passiamo magari a un'altra pagina che è più intera, ok. I giorni sono laterali, quindi partiamo dal lunedì, martedì, mercoledì, poi ci mettono qui in alto, lo vedete anche qua centrale, numero di telefono, insomma un telefono con una bustina, quindi se dobbiamo chiamare qualcuno, scrivere a qualcuno, mentre qua abbiamo una torta per ricordarci il compleanno di qualcun altro. E sotto invece c'è sempre una frase, quindi questa è la decisione migliore e quella che ti rende felice. E qui abbiamo il mood della giornata, quindi innamorata, super felice, felice, normale, un po' triste, tristissima e super arrabbiata. Quindi anche questa è una cosa veramente positiva. Un'altra cosa che mi piace è che qua in alto ci mettono sia il numero della settimana che anche il mese completo. Quindi un'ottima cosa. Mentre lateralmente abbiamo sempre questa fascia che c'è sempre stata in tutti i diari. L'importante è questa settimana. Quindi qua si può scrivere la lista delle cose che dobbiamo fare entro questa settimana. O che dovremmo fare, come dico io, perché dovremmo. Ed è così, insomma, un po' per tutto. Poi, alla fine di ogni mese, o meglio dire, all'inizio del mese nuovo, avremo sempre qualcosa di particolare. Quindi, amati tanto, ma proprio tantissimo, motivi per i quali mi vogliono un mondo di bene, quindi qua dobbiamo scrivere. E invece sto notando che effettivamente non c'è una visione mensile. Nell'altra Mr. Wonderful invece c'era, e questa è una pecca. Vediamo se ce l'ho qua l'altra Mr. Wonderful da farvi vedere. Eccola qua, allora questa è l'agenda del 2019. Come vedete li ho fatti io laterali i mesi, perché ovviamente non li avevano fatti. E devo dire che l'ho un po' lasciata abbandonata a se stessa. Infatti vi faccio vedere novembre, che non avevo neanche decorato. Allora, inizio sempre con qualcosa di particolare come adesso. Però qui c'era appunto la visione mensile, che secondo me era un'ottima cosa. Tipo, vediamo, vi faccio vedere. Ecco qua. Questo era quello di settembre, decorato da me. E il 5 settembre è il compleanno del mio compagno, e quindi avevo messo il cupcake con la stella, cioè con la candelina. Perciò, insomma, hai una visuale del mese. Cose che mancavano qui, ecco, qua ad esempio, questa è la versione sketch del diario dell'anno scorso.
quindi vedete tutti i puntini, però c'è anche più spazio sul sabato e la domenica. Adesso lo spazio è dimezzato, cioè sinceramente a me poco importa di avere questo disegnino a cui posso mettere altro, cioè posso mettersi qualsiasi adesivo che io voglia. Mi interessa avere più spazio, qui è praticamente la metà di quello che c'era prima, quindi questa è una nota negativa. Poi proseguiamo, vabbè, mi sa che tutto l'anno è così, quindi non c'è nessuna versione, nessun mese dove possiamo appunto vedere la visione mensile, a meno che non sia nel fondo dell'agenda. Andiamo a vedere, qui abbiamo dicembre, un po' di inizio gennaio, qui abbiamo il 2021, poi lista dei numeri di telefono da non perdere mai, basta rimandare e ora di risparmiare, quindi ho comprato e l'importo mese per mese, quindi qua tutte le spese, poi lista delle cose che devo, voglio o vorrei fare. Vabbè, niente di qua abbiamo dei fogli di note, abbastanza anche carini, devo essere sincera, e qua ci sono dei post-it carini, molto carini. Qua abbiamo una taschina, no, qua è tutto attaccato, quindi allora e qua vabbè è finito. Cosa stai aspettando? Oggi potrebbe essere il giorno e questo il momento in cui tutti i tuoi sogni diventano realtà. Preparati e dai il massimo. Beh, le loro frasi sono sempre bellissime, non c'è che dire. Quindi, l'hanno fatta anche più grande, ragazzi. Adesso non so se perché questa era la versione sketch. Vedete, l'anno scorso c'era praticamente la bustina di carta. E qua, vabbè, abbastanza semplice. Mi è piaciuto tanto perché aveva questo modo di scrittura molto particolare. Però, ma vabbè, avrei preferito forse come formato questo qua più piccolo. È un pochino più grande, guardate. Sia più larga che più alta. E niente, allora, quindi facciamo un po' di paragoni. Benché siano entrambe settimanali, di quest'anno mi piace che finalmente abbiano messo i mesi laterali, quindi ottimo. Mi piace che abbiano messo il righello in plastica e anche questa bustina in plastica per gli adesivi. Mi piace molto. Vabbè, gli adesivi sono carini. E per il resto vi dirò, mi piace anche il mood che hanno fatto giorno per giorno. Per il resto trovo veramente scomodo il continuo sabato e domenica così piccolo, lo trovo veramente ridicolo, cioè quasi toglietelo dalla settimana fra poco. E non mi piace neanche il fatto che non ci sia una visuale mensile, perché questa secondo me è veramente utile, cioè tu inizi il mese, ti metti già i tuoi impegni, quello che è, e sai di preciso già cosa. Questo manca e veramente mi dispiace, questa è un po' una pecca. Non so, un anno ne fanno una giusta e nello stesso tempo ne fanno una sbagliata, che ci vuoi fa? Vabbè, questo è il mio parere. Il prezzo, questa viene 20 euro, vabbè, col 30% di sconto, quindi l'ho pagata di meno. Però nulla toglie, insomma, che abbia appunto dei difetti a cui dovrò trovare soluzione, quindi o farò io un foglio a parte, non lo so, ci devo pensare, ci devo riflettere, magari quando rifarò, perché come vi dicevo proprio mi sono persa, io praticamente da... Allora, fatemi vedere... Ecco, devo dire da agosto, mamma mia... Sì, ragazzi, praticamente è da agosto che io non scrivo più nell'agenda, cioè ho giusto scritto i miei orari di lavoro e mi sono fermata alla settimana del 19, no, del 14 di ottobre, poi non ho più fatto nulla.
perché presa da una cosa all'altra, ragazzi, non ci stavo dietro. Vabbè, lasciamo stare, mettiamo nel cassetto, nessuno ha visto niente, vero? Ok, quindi ditemi voi cosa ne pensate di questa nuova agenda Mr. Wonderful. Vi piace? Preferite la versione giornaliera? Preferite la versione sketch, bullet journal? L'avete già acquistata? Aspettate fine anno per prenderla? Insomma, aspetto i vostri commenti e vi chiedo anche se avete piacere, se ricomincerò, in teoria, credo di sì, a rifare insomma il week con voi. Quindi ogni settimana decoriamo l'agenda, o magari più che settimana, magari facciamo mese, una volta al mese mi metterò insieme con voi a decorare l'agenda con stickers, washi, eccetera, eccetera. Quindi aspetto i vostri pareri. Bene ragazzi, quindi per oggi è tutto, io vi saluto, vi ricordo di mettere un clic sulla campanellina qui in basso a destra, così venite avvisati ogni volta che pubblico un nuovo video. E niente, un grosso bacione a tutti e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!